Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è lunedì 19 luglio 2010. Sono le 11, ore 11:20 del mattino di questo lunedì tal di tale, lunedì, il dì della luna. Vedete quanto c'è ancora di pagano nel nostro mondo. Lunedì, dì della luna. Martedì, il dì di Marte. Mercoledì, il dì di Mercurio, giovedì il dì di Giove, venerdì il dì di Venere, è il giorno consacrato a Venere, Afrodite, la dea dell'amore. Sabato è un termine ebraico, sabato, termine ebraico, eh? E poi domenica è il giorno del Signore. Su 7 giorni, su 7 giorni e 5 hanno mantenuto un nome indicato agli dei falsi e bugiardi. E questo video, celibato dal clero cattolico, mi viene suggerito, come avviene per tanti video, da tanti amici, da un amico blogger, che si chiama Dario Gemini. Dario Gemini. E Dario Gemini me ne manda tante, tante di sollecitazioni, tante, tante, tante. Non le seguo tutte, non le realizzo tutte, ma ne realizzo parecchie, mi dà parecchie. Beh, del celibato del clero cattolico ne ho parlato tante volte, tante volte, tante volte. Ho persino, scusami Beppe Grillo, scusami Beppe Grillo, ho persino ironizzato nei confronti di Beppe Grillo. Perché Beppe Grillo, tutto sommato, è una persona ingenua, è molto ingenuo. Io ricordo che tempo fa Beppe Grillo si mise a piangere per la situazione dei predicatolici. Diceva: poverini, poverini predicatori, non si possono sposare, poverini. Facciamo una sommossa popolare in maniera che il Papa tolga il divieto di sposarsi per i predicatolici, poverini, poverini. Sei Beppe Grillo, se tu sapessi, Beppe Grillo, come ci stanno bene i predicatolici senza sposarsi. Lo lasciano agli altri in matrimonio. Tra tutti i preti dell'umanità, i predicatolici sono gli unici che non si sposano. Si sposano tutti gli altri, i preti protestanti, i preti greco-ortodossi, chiamateli come cavolo vi pare, pastori e via di seguito. Si sposano i preti ebrei, si sposano i preti islamici, chiamateli come vi pare, ma sempre preti sono, perché tengono un rapporto con la divinità. Tutti si sposano, meno i preti cattolici, ma chissà perché, chissà perché, chissà perché. Io un tempo fa lessi sul Corriere della Sera un potente articolo di un grande scrittore cattolico, purtroppo non mi ricordo mai il nome di questo, uno dei più grandi scrittori, proprio scrive saggi, romanzi e via di seguito, cattolico, è uno dei leader massimi del mondo cattolico, il quale volle, come si suol dire, tagliare la testa al toro e la volle piantare, secondo lui, con la storia che diceva che nel cristianesimo, nel cattolicesimo, il celibato era stato introdotto, che so, nel 900, nel 1000 d.C., dal Papa tal di tali, che poi il celibato era stato rafforzato ai tempi del Concilio di Trento. No, no, dice questo scrittore, qua che non ricordo mai come si chiama. No, no, dice il celibato dei preti cattolici, cristiani, però poi dopo ci sono stati cattolici. Nasce sin dall'inizio del cristianesimo, dice questo scrittore qua. Fin dall'inizio, e tira fuori dalla documentazione, non so di che si tratti bene. Ma guardate, cari amici, io qua, tra i miei libri, c'ho pure il libro dei libri, che è la Bibbia. La Bibbia è fatta di tanti libri. Il primo libro della Bibbia si chiama Genesi, Genesi, Genesi. E nel libro Genesi Dio ordina, dà un ordine ad Adamo ed Eva. Proprio l'ordine è questo qua: siate fecondi e moltiplicatevi. Vedete che è un imperativo, eh? Modo imperativo, un imperativo è un imperativo. Siate
No, potete essere, cercate, no, siate fecondi e moltiplicatevi. A me basta il primo libro della Genesi per capire al volo com'è la situazione, perché il primo libro della Genesi per gli ebrei e per i cristiani è quello che per noi cittadini italiani è la carta costituzionale. Poi, oltre alla carta costituzionale, noi italiani abbiamo anche le leggi del Parlamento, no? Poi ci sono il codice penale, il codice civile. Ma la legge suprema è la carta costituzionale. E così il libro Genesi è la carta costituzionale dell'ebraismo e del cristianesimo. E nel libro Genesi c'è questo proprio il primo ordine che Dio dà all'umanità. E non mi venite a dire che questo ordine lo ha dato il Dio Yahweh, che è degli ebrei. No, 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 perché il Dio Yahweh degli ebrei è anche lo stesso Dio Cristo dei cristiani, tant'è vero che anche i cristiani riconoscono il libro Genesi, lo accettano, cioè anche i cristiani accettano quello che c'è scritto nel libro Genesi, cioè che a un certo punto Yahweh ha creato il mondo ex nihilo, poi ha creato anche Adamo ed Eva e li ha creati a sua immagine e somiglianza. E dopo averli creati, ha loro ordinato: siate fecondi e moltiplicatevi. E siate fecondi, ma beh, i preti cattolici però non sono fecondi e non si moltiplicano, i preti cattolici, mentre tutti gli altri preti cattolici, cristiani si sposano, i preti, i pastori protestanti, le varie correnti del protestantesimo, i preti greco-ortodossi, i preti, i rabbini, chiamateli come volete, ebrei. I così, da come si chiamano i preti islamici nelle varie correnti islamiche, i sunniti, gli sciiti e via di sé, si sposano. Solo i preti cattolici sono dei disubbidienti. Caro Beppe Grillo, ma dico, non ti chiedi per quale motivo i preti cattolici sono dei disubbidienti? Cioè, non è che si tratta di mettersi a piangere perché i preti cattolici. Non si poverini, non si possono sposare. Ma no, se la Chiesa cattolica fosse giusta, direbbe: se tu vuoi fare il prete dentro la Chiesa cattolica, prima ti devi sposare. E dice: ma io ho la libertà costituzionale, posso sposarmi o non sposarmi. E vabbè, allora non ti fai prete, perché il primo ordine del nostro Dio è: siate fecondi e moltiplicatevi. Se non te vado a sposarti, non fare il prete, non sei mica obbligato a fare il prete. Capito? Cioè, se la Chiesa cattolica fosse davvero obbediente all'ordine divino, darebbe ordine che per diventare preti, prima ci si deve sposare, magari avere anche qualche figlio. Altro lì che non avere niente da fare. E con i soldi dell'8 per mille andare a comprarsi il personal computer, imparare a navigare sul web, andare a visitare i siti pedopornografici, per cui il povero Papa, poverino, con tutta l'età che c'ha, ha dovuto integrare il codice canonico. Mi pare che il codice canonico sia una specie di codice penale dei preti cattolici, mi pare. Ha dovuto inserirci pure il reato di pedopornografia, capito? Avete fatto tribolare il Santo Padre con tutti gli anni che c'ha, che ha dovuto riformare il codice canonico. È già dovuto metterci dentro pure il reato di pedopornografia, di visit dei siti pedopornografici. Cosa ci andate a fare a visitare i siti pedopornografici? Si vede proprio che non ci avete niente da fare. Se ci aveste una bella mogliettina e tanti bei frugoletti in casa, dovreste dedicare un po' del vostro tempo ai vostri sacri servizi. E poi alla mogliettina e ai frugoletti, non ce l'avreste il tempo di andare a navigare sui siti di pedopornografia. Ma poi perché proprio sui siti di pedopornografia, che sul web ci stanno bei siti di pornografia dove ci sono uomini e donne che fanno l'amore in maniera integrale? Ma cosa andate a visitare i siti di pedopornografia? Perché la pornografia riguardante i bambini e le bambine piccole? Ma per quale motivo? Se voi foste sposati, non ce l'avreste tutto questo tempo da sprecare sul web, lì andare a visitare i siti di pedopornografia e poi dopo magari che avete visitato i siti di pedopornografia con le stesse mani con le quali avete manovrato sul computer, andate pure sull'altare là
a fare i vostri riti. Ah, Beppe Grillo, Beppe Grillo, Beppe Grillo, quanto sei ingenuo, sei tanto buono e bravo Beppe Grillo, ma sei tanto ingenuo. Uno per diventare prete cattolico si dovrebbe sposare prima, per forza, per forza, per forza. Capito? E dice io, ma io ho i diritti costituzionali, non sono obbligato. E vabbè, chi se ne frega, non fai il prete. Se vuoi fare il prete, sposati. Sposati, fai tanti bambini e poi farai il prete. Allora, però, l'amico qua, l'amico Dario Gemini, mi manda una documentazione più capillare, diciamo così, più approfondita. A me piacciono poco queste cose qua, perché a me basta andare a leggere la carta costituzionale, perché tutto poi deve essere giudicato dalla carta costituzionale. A me interessa poco, a me interessa soltanto il primo ordine divino: crescete e moltiplicatevi, va bene, che è scritto nel libro Genesi, il primo libro della Bibbia. Poi lui mi vuole mandare anche una documentazione un po' più specifica che riguarda San Paolo. San Paolo è così potente, San Paolo, che la religione cristiana viene anche chiamata la religione paolino-cristiana o cristiano-paolina. Diciamo un po' che assieme a San Pietro e ancora più di San Pietro, San Paolo ha messo in piedi tutto l'impianto della dottrina cristiana. Per cui si chiama dottrina cristiano-paolina o paolino-cristiana. E lui, qua, Dario Gemini, mi manda una documentazione specifica dove c'è scritto: prima lettera a Timoteo, San Paolo. C'è scritto qua, nella prima lettera a Timoteo, che riguarda i vescovi e i diaconi. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, eccetera, eccetera, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Dunque, chiaro? Siamo agli inizi del cristianesimo. Parliamo di quello che scrive San Paolo, Saulo di Tarso, era un ebreo, poi si è convertito al cristianesimo, ma era un ebreo. Tutto il cristianesimo è di matrice giudaica, ebraica. Dice, ripeto, quello che scrive San Paolo nella sua prima lettera a Timoteo: bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie. Quasi dà per scontato quindi che c'erano dei vescovi che di mogli magari ce n'avevano anche due o tre, perché se dice che deve essere il marito di una sola moglie, non capisco perché ci sia bisogno di questa specificazione. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, prudente, dignitoso, eccetera, eccetera, eccetera. Poi i diaconi, allo stesso modo i diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figli e le loro famiglie. Vabbè, lo dice al plurale, vabbè, vabbè, quindi vedete, questo lo dice San Paolo. Quindi non si capisce per quale motivo saltino fuori tutte queste discussioni sul fatto che i cattolici hanno ragione a dire che i preti non si devono sposare. Invece quelli che hanno sbagliato sono i protestanti, perché i protestanti tra il 1520 e 1550 in poi dissero che era il cristianesimo di Roma che aveva sbagliato, che si era dissociato, capito? Invece alcuni intellettuali cattolici di oggi dicono che sono i protestanti che si sono dissociati dall'originario cristianesimo. Invece non è vero, non è vero, perché avete sentito cosa ha scritto San Paolo? Se voi ci avete in casa la Bibbia, la Bibbia, il Vecchio e il Nuovo Testamento, andate a vedere quello che c'è scritto nella prima lettera di San Paolo a Timoteo, circa le mogli dei vescovi e dei cosi qua, i diaconi devono avere una sola moglie, una sola moglie, una sola moglie. Io personalmente interpreto che se San Paolo dice che devono avere una sola moglie, vuol dire che magari ce n'avevano anche due o tre, no, no, una sola, una sola. E quindi, francamente, non so dove nasca questa
Hai capito Beppe Grillo? Hai capito Beppe Grillo? Hai capito Beppe Grillo? Bisogna farli sposare per forza i predicattolici, altro che star lì a piangere perché poverini non si sposano. Ma stanno tanto bene loro senza moglie e famiglia, sono dei disubbidienti. Ma sono disubbidienti perché così stanno bene, hanno anche tanto tempo libero. E con l'otto per mille, con l'otto per mille, con la parte dell'otto per mille che lo Stato italiano passa alla Chiesa, comprano i computer, capito? Imparano a navigare sui computer. E vanno e si buttano tanti, mica tutti, ma tanti, tanti, perché sapete che c'è stato, si dice che c'è stato il complotto sionista massonico, il complotto sionista massonico contro la Chiesa cattolica per la pedofilia. Un grande complotto c'è stato, capito? Un grande complotto. Questo complotto non ci sarebbe stato se i cattolici fossero obbligati a sposarsi, perché se fossero sposati con mogliettina e figlioletti, tra i riti religiosi che devono celebrare e il tempo che devono dedicare alla mogliettina e alla moglie del prete e ai figlioletti, è tempo di navigare sul web per visitare i siti pedopornografici, ce ne avrebbero molto, molto, molto di meno. Per cui il Santo Padre non avrebbe avuto il dispiacere di dover modificare, integrare il codice canonico, mettendoci dentro pure il reato di pedopornografia, pedo, no di pornografia, pedo, i bambini piccoli, lo sapete no, cosa dice Gesù relativamente alla pedofilia, no? Perché Gesù mi pare che nel Vangelo si è, scusatemi il termine, incazzato solo due volte. Una volta è quando ha cacciato via i mercanti dal tempio con la frusta, con la frusta, e un'altra volta relativamente a un adulto che aveva dato scandalo relativamente a un fanciullo, dicendo Gesù che questa gente sarebbe meglio che si legasse una bella pietra al collo e si buttasse giù nel mare. Ecco, questa è la situazione. Capito, Beppe Grillo? Modifica il tuo intervento sui preti, sulla base di quello che dice Serafino Massoni in questo video, che tu c'hai un sito, un canale, un sito molto seguito, dillo sul tuo sito. Serafino Massoni ha detto a me, Beppe Grillo, che non ci dobbiamo mettere a piangere perché i predicatorici poverini non hanno famiglia. No, perché essi sono dei disubbidienti, non ubbidiscono all'ordine originario. Siate fecondi e moltiplicatevi, per cui bisognerebbe farli sposare per forza. Per forza bisognerebbe farli sposare. E che diventino preti solo dopo che si sono sposati, che hanno la bella mogliettina e tanti frugoletti. Mi raccomando, Beppe Grillo, mi raccomando, non piangere più perché i preti cattolici poverini non si possono sposare. Perché vedi, con questa faccenda qua. Loro sono dei disubbidienti, capito? Sono dei disubbidienti nei confronti del primo ordine divino. Siate fecondi e moltiplicatevi. Che vale erga omnes. Cioè non è che Dio ha detto siate fecondi e moltiplicatevi tranne i preti cattolici. Capito? Perché se lo voleva dire, lo diceva. La conoscete, no? Il detto latino. Quod. I latini sono stati grandi maestri del diritto e gli studenti di giurisprudenza si studiano ancora il diritto romano attraverso il codice di Giustiniano, dicevano quod voluit lex dixit, quod noluit tacuit. Fatevela tradurre la frase che vuol dire che se Dio voleva specificare che i preti non si potevano anche non sposarsi, l'avrebbe detto, siate fecondi e moltiplicatevi, tranne i preti cattolici, non l'ha detto questo. Vabbè, va bene, ma da quanto tempo lo dico che i preti cattolici sono gli unici preti di tutto il mondo ad essere disubbidienti nei confronti del loro Dio? Ma se la facciano pure loro una bella famigliola, visto che dai loro pulpiti predicano tanto, la famiglia è bella, la famiglia è bella, poi dicono pure che
Fanno pure educazione prematrimoniale, pensate voi, sarebbe come andare da un medico che nulla sa di medicina. E loro non la conoscono la vita matrimoniale, poi fanno pure l'educazione, l'educazione prematrimoniale. Poi però, qua devo dire pure che, così coroniamo anche il video, che sempre Dario Gemini mi manda della documentazione specifica, sempre relativamente a San Paolo, Paolo di Tarso, Saul di Tarso, che poi ha cambiato il nome in Paolo perché ha preso la cittadinanza romana e si è convertito al cristianesimo. Lui era un ebreo, quindi era un fedele di Yahweh, e poi si è convertito al cristianesimo, al Dio Cristo, cambiando nome. Ha cambiato il nome ebraico di Saul, Saul di Tarso, e nel nome romano di Paolo, Paolo. E San Paolo parla anche della comunione che c'è, della fratellanza che c'è tra cristiani ed ebrei. Capito? Tra cristiani ed ebrei. Quante volte avrò detto qua su questa piccola TV pubblica, no, privata pubblica, perché lo spazio è concesso da YouTube, che è pubblico, non nasconde niente YouTube, bene, capito? Non fa come si chiama, non rileggi bavaglio, su YouTube è tutto pubblico, bene. E allora lui mi vuol dare della documentazione specifica relativa al fatto che il cristianesimo è figlio dell'ebraismo e che il cristianesimo non dovrebbe essere anti-ebraico. Sì, dopo è diventato anti-ebraico il cristianesimo per i motivi che sono spiegati in tutti i testi di psicologia dell'età evolutiva, perché essendo il cristianesimo figlio dell'ebraismo, crescendo l'ebraismo, come ogni figlio crescendo cerca di distinguersi dal proprio padre, no? Secondo anche la celeberrima frase di Nietzsche, la negazione, cioè l'affermazione implica la negazione, cioè il cristianesimo per affermare se stesso deve negare l'ebraismo, lo deve negare, cioè deve dire io, cristianesimo, sono più importante di te e deve trovare un pretesto. All'origine però non c'era questa situazione di pretesto, il pretesto. Poi dopo un po' di tempo che il cristianesimo era nato, il cristianesimo per staccarsi dall'ebraismo, no? Per darsi un'autonomia totale, e dovette rinnegare l'ebraismo. E come faceva a rinnegare l'ebraismo, visto che tutti, che Gesù era ebreo, Maria era ebrea, San Giuseppe era ebrea, San Paolo era ebreo, San Pietro era ebreo, tutti gli apostoli, come faceva? Dovevano inventare la storia che gli ebrei avevano ucciso Cristo, avevano ucciso Dio. E poi il cristianesimo è diventato antiebraico, ma all'inizio non era antiebraico. E ci sono qua le lettere, tante lettere di San Paolo, il quale dice: anch'io sono israelita, dice San Paolo, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. E allora, e continua: io stesso vorrei. Dunque, cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il sacro servizio e le promesse, ai quali israeliti appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Amen. Cioè in San Paolo non c'è nessuno spirito anti-ebraico. Questo è il primo cristianesimo. Il primo cristianesimo vedeva sia i sacerdoti, i vescovi e i diaconi, dico, con tanto di mogli. E San Paolo però dice: non ne abbiate più di una, con tanto di mogli, e vedeva anche un cristianesimo pacificato con l'ebraismo, un cristianesimo che ancora non aveva rivendicato la propria autonomia, staccandosi dal padre ebraismo,
E quindi per staccarsi ha dovuto inventare la colpa degli ebrei che erano stati coloro che avevano ucciso Cristo. Però il cristianesimo in ultima analisi non è altro che il prolungamento dell'ebraismo. Va bene, cari amici, vabbè, questo è un appendice, questa questione sulla quale sono già tornato tante volte. Il fulcro però del video è che i preti cattolici sono gli unici da tutti i preti del mondo che non ubbidiscono al comandamento divino. Il primo, che è stato il primo ordine imperativo. Siate fecondi e moltiplicatevi. E di fronte a questo ordine originario, primo, siate fecondi e moltiplicatevi, non ci sono interpretazioni di comodo che possano valere. E quell'ordine lì mette i preti cattolici di fronte alle loro responsabilità, anzi di fronte alle loro irresponsabilità. Se poi la Chiesa Cattolica ha preferito invece staccarsi dall'ordine divino crescete e moltiplicatevi, e adesso ne paga il fio, ne paga il fio, ne paga. Perché i preti cattolici, non avendo mogli e figli, dovendosi dedicare solo ai sacri uffici, però c'hanno pure tanto tempo a disposizione, che è successo? È stato inventato internet, sono stati inventati i PC e nei PC ci sono anche i siti pedopornografici e loro vanno a navigare, capito, con le loro manine, siccome hanno tanto tempo libero, vanno a navigare sui siti no pornografici, pedopornografici, pedopornografici, e hanno costretto il povero Papa, che ha tanti anni, a riformare il codice canonico, che ritengo sia una specie di loro codice penale. Beppe Grillo, mi raccomando Beppe Grillo, questo video inseriscilo nel tuo canale, capito? Va bene? Va bene, caro amico Dario Gemini, eccoci qua, continuiamo, va bene? Continuiamo, va bene? E da questa piccola TV pubblica a diffondere non la verità, ma a diffondere la documentazione oggettiva che ci spiega come vanno le cose a questo mondo. Va bene, cari amici? Grazie a tutti voi che mi avete seguito e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.